is so much a part of who I am. Rientriamo in diretta dallo studio, abbiamo in collegamento Michele che seguirà per noi la partita tra Chieti e Civitanovese e ci farà però, prima di andare a guardarsi la partita in diretta, ci farà un po' il punto su quelle che saranno le partite del girone F, che è quello della sua zona di residenza, insomma, che sicuramente conosce molto più di noi. Ci sei, Michele? Sì, ci sono. Molto bene. Allora ti dico le partite mano a mano del girone F e tu ci fai brevemente il quadro. Cominciamo con Recanatese e San Nicolò. Partita sicuramente non facile da pronosticare perché entrambe le squadre sono squadre giovani, ben dirette in panchina, soprattutto sulla partita del Recanatese, una vecchia mia conoscenza a Mauro, che ritengo l'allenatore migliore della categoria. Penso che sarà una partita con pochi gol, risultato incerto, favorita la Recanatese. Molto bene, Giulianova contro Agnonese. Partita di due squadre, due incognite. Giulianova, la nuova società, con il nuovo direttore sportivo Boris Garottieri. Agnonese, squadra secondo me molto più debole degli anni passati. Ricordiamo che uno dei veterani del girone F, che è oltre 10 anni nella categoria. Ma secondo me è difficile questa partita per l'Agnonese. Beh, vedo il Giulianova favorito, una stagione difficilissima per l'Agnonese se non prende provvedimenti e facendo qualche acquisto sul mercato. Dice che rischia, quindi... Giulianova favorito. Certo, poi abbiamo la Maceratese che riceve il Termoli 1920, Maceratese che è in testa alla classifica a punteggio pieno. Guarda, la Maceratese secondo me è la squadra che potrebbe vincere questo girone insieme alla San Benedettese. La Maceratese ha storia, ha tifosi, ha una grande precedentessa. Termoli si sta costruendo poco alla volta, c'è il Esposito che non so se è stato tesserato o no, ex nazionale e ex Cagliari, Roma tra gli altri, non so se è stato tesserato, comunque il Termoli è in fase di costruzione, ma c'era te, ripeto, ha una società di una categoria superiore, potrebbe essere lei che si aggiudica qualche girone alla fine della stagione, avendo favorita comunque oggi. Certamente, poi abbiamo la Vispesaro che riceve lo Jesina. Vispesaro è la squadra più debole del girone insieme all'Agnonese, penso che la Jesina dovrebbe essere la padrona di questa partita, anche se non è la Jesina del passato, comunque un X2 è la cosa più probabile. Poi abbiamo la partita che stai andando a seguire tra Chieti e Civitanovese. È partita, vado a vedere questa partita, a prescindere che i colori del Chieti mi affascinano, mi sono affascinato. Chieti Civitanovese è una sfida nella sfida perché sono due squadre che hanno storia, questo è un girone dove si gioca a calcio e il Chieti ha alcuni giocatori di livello superiore, adesso mi sfugge il nome dell'autore del gol della settimana scorsa, comunque è un giocatore, ma mi sfugge se non mi sbaglio, si chiama Esposito, non mi viene il nome, comunque è un giocatore di due livelli, potrebbe giocare tra Lega Pro e la Serie B. Purtroppo non ha il carattere per farlo. Chieti a Bellia che comunque, nonostante tante parole, alla fine tiene botta e tiene il Chieti in mano saldamente, una società che può ambire a arrivare nei primi 5 posti, la Civitanovese. La Civitanovese è sempre lei, è una squadra tosta, domenica ha perso il derby con la Maceratese, però prevedo una partita non pronosticabile, sicuramente una partita tesa, combattuta e divertente per quello che la vado a vedere. Poi abbiamo Campobasso-Fermana. Campobasso-Fermana, pedalino si è sbloccato, Campobasso però insieme alla San Benedettese e alla Maceratese sarà una di quelle che deciderà le sorti, potrebbe anche aggiudicarsi il girone F. È una squadra forte, su tutti ne è uscito uno, Marino Palermo, che secondo me è un giocatore con altre fortune poteva giocare tra la B e la A.
campo basso favorito. Certo, poi abbiamo la partita di cui ci riferirà Sandro, cioè San Benedettese Fano. Avremo Sandro tra poco in diretta. Tu ce la San Benedettese Fano. San Benedettese, San Benedettese, c'è questo napolano che Giordano non ce l'ha nessuno in categoria. È un ragazzo che conosco molto bene, oltre a una bravissima persona, è un giocatore con la C grande, ben maiuscola davanti, perché sa condurre la squadra, è giovane ed è un ragazzo. Ha fatto questa stagione a Cosenza, adesso è tornato a San Benedetto, c'è una stagione a Cosenza un po' di buon livello, adesso è tornato a San Benedetto, dove 2 anni fa aveva vinto il campionato, ma la storia ha voluto per l'ennesima volta San Benedetto fallisce. Società diversa, società seria, potrebbe vinto il campionato e sicuramente ripercorrere la storia che merita, perché è una squadra che ha storia. E, certo, e la ricordiamo in categorie ben superiori da San Benedettese. Ma poi c'è una tifoseria, ragazzi, che uno ci deve andare per capire. Io ero indeciso di andare a San Benedetto, un amico Sandro, ci siamo sentiti prima, purtroppo ho finito tardi, una vita per un po' di tempo, non sono riuscito a venire qui. Andrò sicuramente anche a San Benedetto con l'amico Sandro, perché... Certo, poi andiamo a chiudere con le ultime 2 partite del girone, abbiamo il Matelica che riceve la Miternina. Matelica squadra forte, ma secondo me non è il Matelica dell'anno scorso. C'è qualcosa che non quadra, si è rimborsato con Cristian Pazzi, la squadra è più o meno quella dell'anno scorso, ma non sta girando come pensavo. Poteva essere la squadra sorpresa, rivelazione, nonostante l'ottimo piazzamento dell'anno passato, ma per il campionato poi ci sta quel gap in più che secondo me è mancato, e quest'anno manca ancora di più. Secondo me stanno sentendo la pressione di dover vincere. E per chiuderci, comunque oggi è la vittoria al Matelica. E per chiudere, Castelfidardo Celano Marsica, col Celano Marsica che cerca ancora i primi punti della stagione perché è ultimo a quota zero. Castelfidardo è favoritissimo. Celano è una squadra ostica, ma essendo a 0 punti, poi secondo me c'è Pasquale Luis in panchina, che è un problema per una squadra, perché secondo me non è in grado di allenare. Ma questa è la mia opinione. Beh, certamente è un'opinione forte, ma evidentemente hai le tue ragioni per giocatore è scarso come giocatore ed è scarso come allenatore, secondo me. Ecco, rimane la mia opinione. Va bene, e quindi ci risentiamo sicuramente più tardi nella coda, diciamo, ti metto in coda ai collegamenti, al primo giro di collegamenti, e intanto vai a prendere posizione allo stadio, quello della partita. Ecco, quindi ci risentiamo, ti metto in coda a questo punto, così ti sistemi con calma al giro dei collegamenti in diretta. Ci risentiamo e grazie Michele di tutto. Ok, a dopo, ciao a tutti, buon proseguimento. Grazie, a dopo. Ok, allora siamo tornati velocemente in studio dopo questa bellissima presentazione che il nostro Michele ci ha fatto del torneo del Girone F, della giornata del Girone F. Adesso io vi rimetterei gli U2 in attesa di avere ulteriori aggiornamenti dai campi. Le partite sono tutte appena iniziate.
by the hand. I thought that I was leading you, but it was you who made me your man. Machine, I dream where. Abbiamo il primo aggiornamento, ci arriva dal girone B, dove l'Atletico Montichiari è passato in vantaggio in quel di Lecco, quindi Lecco 0, Atletico Montichiari 1. Adesso andremo a fare un controllo lentamente anche di tutti gli altri gironi per vedere se c'è qualche squadra che già ha rotto l'equilibrio nei primi 10 minuti di gioco. Ci dovete scusare, ma oggi non abbiamo in regia il collaboratore che ci aggiorna e quindi dobbiamo arrangiare in qualche modo, dobbiamo seguire personalmente i siti internet. Questo porta un pochino più di lentezza nella trasmissione, spero vogliate scusarci. Vi ricordo che comunque siamo sempre tutti i dilettanti qui, esattamente come i calciatori dei campionati che seguiamo, quindi cerchiamo di fare assolutamente del nostro meglio. Adesso tra un attimo torniamo alla musica, in maniera da potervi poi proporre qualche collegamento con i campi. Andiamo adesso con una canzone italiana di qualche anno fa che penso però sia rimasta nei cuori di molti. Mia Martini, Lacrime di Marzo. Le lacrime di marzo, che ora io piango per te, ti fan sentire grande ed importante, più di un re. Ti piace dirmi cose per le quali soffrirò, coprirmi di bugie e di cattiverie che io accetterò. Le cerchi in tutti i luoghi e poi le trovi su da me. E tu mi spezzi il cuore. Siamo in diretta con i campi, il primo collegamento è con il nostro Alessandro.